Un salutone a tutti, bentornati nel mio canale. Come state? Spero tutto bene. Rieccomi qua con un nuovo video. Ma prima di iniziare a parlare, vi chiedo di lasciare un bel mi piace, iscrivervi al canale e attivare la campanella per restare aggiornati su qualsiasi video che caricherò e inizierei proprio a parlare. Come avete visto dal titolo, ieri sera è stato assegnato, è stato dato il pallone d'oro ed è stato dato a Lionel Messi. Ed è diventata discussioni, sono emerse discussioni su discussioni. No, ma perché? Ma perché a lui già la seconda volta? E io, tralasciando le discussioni, io in questo video vorrei dirvi la mia, vorrei dirvi la mia, che il pallone d'oro dato a Lionel Messi, a parer mio, come la penso io, doveva essere assegnato a Robert Lewandowski. Perché? Perché Robert Lewandowski l'anno scorso ha fatto tutto. L'anno scorso ha fatto tutto. Ha fatto tutto. Ha fatto tutto. Ma in poche parole, questo pallone d'oro deve essere dato a Lewandowski. Lewandowski che ha vinto pure miglior giocatore. Sì, miglior giocatore, miglior marcatore. Ha vinto pure lui in premio. Ha vinto pure lui in premio. E io speravo nel pallone d'oro per Lewandowski. Io speravo proprio per il pallone d'oro. Per il pallone d'oro, ma non è stato assegnato a lui. L'ho segnato lui e mi è dispiaciuto. Mi è dispiaciuto di già Messi che, sempre come la penso io, già ripeto un'altra volta, sempre come la penso io, è già la seconda volta consecutiva che gli regalano un pallone d'oro. Da come la penso io. Da come la penso io. Io questo doveva essere assegnato a Lewandowski. Poi l'altro, prima di questo, l'ultimo pallone d'oro che è stato assegnato, penultimo pallone d'oro prima di quello di ieri. Era per Van Dijk, perché in quell'anno 2018, credo, 2018, 2000, oh, sì, 2019, perché l'anno scorso 2020 non è stato assegnato, lì c'era Van Dijk che ha fatto di tutto. Van Dijk aveva vinto la Champions League, Van Dijk che è stato il miglior difensore mai stato passato, non è passato nessuno. Anche lui lì ha fatto di tutto. Posso dire che ha fatto tutto, 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 protagonista, ha fatto di tutto, era il difensore più forte al mondo. Poi con l'infortunio adesso è calato, ma spero che si riprenda, perché sta tornando adesso, sta tornando pian piano. Pian piano sta tornando, perché ovviamente si era rotto il crociato, poi è stato fermo, poi adesso sta tornando. Passo dopo passo, sperando di vedere un Van Dijk che torna ai suoi livelli, o anche migliorare nelle sue condizioni. Ma comunque, tralasciando il tutto, Lionel Messi che vince il pallone d'oro? Non ne sono assolutamente d'accordo, è una vergogna proprio, è una vergogna. È una vergogna, e poi in fin dei conti tutto si sapeva. Tutto si sapeva. C'è stata pure una dichiarazione di Toni Kroos. Me la butto così: Toni Kroos che ha detto che secondo lui il pallone d'oro a Messi non è assolutamente meritato. E io sono proprio d'accordo. Sono proprio d'accordo. Sono proprio d'accordo. Va bene che è stato il migliore, va bene che lui e Cristiano Ronaldo sono stati i migliori, ma questo pallone d'oro a Lionel Messi non doveva essere assegnato. Ma vabbè, io vi sto dicendo la mia adesso, perché parlare tanto non serve, perché il pallone d'oro è stato assegnato e basta, e basta. E poi è stato assegnato anche un altro premio, il premio del miglior giovane a Pedri. A Pedri lì, meritatissimo. Pedri, meritatissimo. Pedri, non ricordo di preciso che premio sia proprio, ma comunque ha vinto un premio Pedri ed è stato meritato, perché è un Pedri che è arrivato l'anno scorso. L'anno scorso è arrivato, cosa ha vinto Pedri? Ha vinto. Sì, Ale. Cosa ha vinto Pedri? Non ricordo proprio, non ne ho idea proprio, ma comunque parlando di Pedri, perché un premio l'ha vinto ed è stato meritatissimo. Ed è stato meritatissimo. È un giocatore che l'anno scorso, che sì, l'anno scorso è andato in prima squadra al Barcellona e ha fatto il devasto. Ha fatto di tutto e di più. Ha fatto di tutto e di più. Buone prestazioni. Quando veniva sempre chiamato in campo, c'era. Le prestazioni te le dava alla grande. Le prestazioni te le dava proprio alla grande. Alla grande. Sì, ha vinto proprio il trofeo Coppa, miglior giovane. Miglior giovane ed è miglior giovane per dirvi, ragazzi, che è un 2002 e ha 19 anni. Un 2002 e ha 19 anni. Io sono contentissimo che l'abbia vinto. Contentissimo e dico, almeno su questa, meritatissimo. 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 Niente di più. Niente di più. È stato meritato. Nella classifica c'era pure Nuno Mendes. C'erano un po' di giovani, ma infine se l'ha meritato lui.
Se l'ha meritato. E poi l'altro premio qual è stato? Sì, vabbè, Lewandowski che ha vinto miglior giocatore. E poi Donnarumma. Donnarumma, io ho visto lì che avevano messo Donnarumma, Mendy e Henderson e qualcun altro e altri due credo, altri due o un altro, ma comunque quando avevo visto quelli ho detto o Mendy o Donnarumma, o Mendy o Donnarumma, perché anche Mendy ragazzoni, ma anche Mendy ha fatto una grandissima stagione. Anche Mendy ha fatto una grandissima stagione. Ma poi, fin dei conti, Donnarumma, anche in questa vi dico, Donnarumma, tutti si aspettavano un suo di premio, tutti si aspettavano che lui vincesse questo premio, cioè dico tutti un po' per dirla così, ma comunque i tifosi italiani, la nazionale italiana sicuramente, ovviamente pensavano che Donnarumma lo vincesse, e l'ha vinto, anche lì meritato, e per dirvi che anche lui è ancora molto, ma molto, ma molto, molto giovane, non ricordo neanche di preciso, ma comunque va bene che è andato al PSG. Va bene, ha 22 anni, ma va bene che è andato al PSG, non sta giocando tanto. Ha comunque ha dei margini ovviamente di miglioramento. Quando vedi un portiere, vedi un certo Donnarumma che gioca con Keylor Navas, già avete capito tutto. Già si capisce tutto. Già si capisce tutto. Poi lo stesso Donnarumma ha detto che sta bene a Parigi, niente, tutto a posto con Navas, ha tutta la fiducia dell'allenatore, e quindi ok, quando viene detto dallo stesso giocatore, perché ovviamente escono delle notizie così così lite tra Navas e Donnarumma, così me la dico così, ma comunque avrete già capito, ma lui l'ha detto stesso che è tutto a posto, che è tutto a posto. Io spero che giochi anche di più, perché merita di giocare titolare, non merita di stare in panchina. Ma ovviamente quando hai un Navas avanti, poi dipende anche dall'allenatore. Vabbè, ma comunque Donnarumma, premio meritato, dicendovi la mia. Poi Pedri, nessuna discussione. E poi ovviamente Lewandowski, ok, non ricordo neanche di preciso che premio sia quello di Lewandowski, miglior giocatore. Sì, credo proprio, o miglior, sì, miglior giocatore, ma comunque un premio l'ha vinto, ok? Ma poi andando al pallone d'oro, proprio, non me lo sarei immaginato, è già la millesima volta che lo ripeto, non me lo sarei proprio immaginato. E poi va bene, ok, l'ha vinto Messi, poi le votazioni del France Football forse sono state molto strane. Poi neanche sta competizione, sto premio se continua così non ha per nulla senso. Non ha per nulla senso, non so su cosa vadino, su cosa vanno, sulle statistiche, su cosa ha vinto il giocatore, perché Messi cosa ha vinto? Messi ha vinto la Coppa America. Non so se sono andati, non ne ho una minima idea se sono andati nel vedere quest'anno, lo scorso anno, ma ha vinto la Coppa America e basta. Non ha vinto nulla col Barcellona l'ultimo anno. Poi non so se vedono pure gli anni scorsi, da quello che so, vedono la carriera e vedono l'anno dove hai vinto tanto. Ma credo che l'anno dove hai vinto tanto vedono lo scorso, non è che vedono 5-6 anni fa. Non è che vedono 5-6 anni fa, ma c'è da dire che questo pallone d'oro, senza parlare tanto, non vorrei parlare tanto, questo pallone d'oro maschile, perché c'è stato pure quello femminile che è stato vinto da Alexia Putellas, sempre lei del Barcellona, ex Barcellona, Lionel Messi. Ci sta, in fin dei conti ci sta perché è stato vinto da un ex Barcellona, da una leggenda del Barcellona, ovviamente Lionel Messi, e sempre anche da una giocatrice del calciatrice, neanche giocatrice, calciatrice del Barcellona, e niente, cioè, Putellas e Lionel Messi. Ma comunque, continuando a parlare, a parer mio, Messi non se lo meritava assolutamente. Comunque stavo dicendo, se nell'assegnare il pallone d'oro vedi gli ultimi anni, o vedi l'anno prima, sicuramente avranno visto, non so, avranno visto l'anno scorso, ma comunque qua sto torcendo il filo, sto dicendo cose, 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 ma comunque, a parer mio, Lionel Messi non doveva vincerlo. L'ho ripetuto tantissime volte, l'avrei ripetuto anche per una decina di minuti, perché mi è venuto stranissimo, stranissimo poi. Poi quando c'era la consegna, c'era Lewandowski tutto ben sorridente, alla fine Lionel Messi. Vabbè, l'ha vinto,
Ok, settimo pallone d'oro. Ok, poi neanche Cristiano Ronaldo c'era. Neanche Cristiano Ronaldo c'era, ma neanche forse per varie regole così non pote, forse non poteva uscire dal. Non si può uscire dall'Inghilterra. Ma comunque, poi Cristiano Ronaldo che è arrivato sesto. E parlando anche di classifica, per chiudere un po' il video, Lionel Messi che è arrivato primo, ok, Lewandowski che è arrivato secondo, terzo Jorginho. Avrei preferito vedere Karim Benzema, ma va bene. Quarto Benzema, e non me la sono aspettato, non me lo sarei aspettato che Haaland arrivasse undicesimo. Haaland non è la top 10. È stato messo Donnarumma e non Haaland. E poi Mbappé nono. Mbappé nono. Salah settimo. Ronaldo sesto. Vabbè, Ronaldo probabilmente ci sta. Kanté quinto. Un po' la classifica non mi è piaciuta tanto, ma comunque, parlando di Lionel Messi, del primo, del secondo che è Lewandowski, del terzo che è Jorginho, quarto Benzema. A parer mio, Benzema doveva essere terzo almeno. Ma vabbè, no, vabbè, tralasciando il tutto, la classifica, in fin dei conti, è andata così. È andata così. Poi in questo ci sono stati vari italiani, Niccolò Barella che è arrivato 26esimo, e poi l'altro che è stato Simon Kjær che è arrivato 18esimo. Bonucci, Chiellini 13esimo, Bonucci 14esimo, cioè anche un orgoglio per l'Italia, un orgoglio per la Serie A, almeno vincerlo o non vincerlo, parlo dei giocatori della Serie A che sono stati, almeno in classifica ci sono stati, ed è un grandissimo orgoglio, ed è una grandissima, bellissima cosa, bellissima cosa. E niente ragazzuoli, qua fine del video, fatemi sapere che ne pensate, ditemi la vostra, se a parer vostro Messi ha meritato il pallone d'oro, Messi doveva vincere il pallone d'oro, o secondo voi Lewandowski, per tutto quello che ha fatto, doveva vincerlo tralasciando l'anno scorso? Poi c'è da dire una cosa, c'è da dire una cosa che anche Lionel Messi è stato ben sincero, ha detto spero che la FIFA lo, in un modo, neanche in un modo, ha parlato, in un modo che dia il pallone d'oro a Lewandowski, ha detto che è un onore aver lottato con Robert, avrebbe meritato il pallone d'oro. E lì, anche lì è una bella cosa, ma comunque c'è sempre da dire perché Messi l'ha vinto, ma non l'ha meritato, a parer mio. L'ho già ripetuta, a parer mio, parer mio, parer mio, l'ho già detto 2000 volte. Ma vabbè, ragazzuoli, per non allungare il video, non allungare i minuti di video, anche se l'ho già fatto, vi mando un grandissimo saluto. Come ho ben detto, fatemi sapere la vostra. Che ne pensate? Se a parer vostro, ditemi la vostra, se Messi ha meritato il pallone d'oro o secondo voi Lewandowski lo doveva vincere o qualcun altro, fatemelo sapere nei commenti. E niente, vi mando un grandissimo saluto e ci becchiamo al prossimo video. Ci becchiamo per il post partita Salernitana-Juventus. Ciao a tutti.